Un sistema chiamato Coach gestisce tutte le relazioni d'amore, accoppiando le persone e definendo per quanto tempo debbano stare insieme. Esso cerca di trovare l'anima gemella degli utenti attraverso un complesso algoritmo, assicurando loro una percentuale di successo del 99,8%. Amy e Frank, entrambi alla loro prima esperienza con il sistema, si conoscono così, ma il loro incontro deve durare soltanto 12 ore, dopodiché dovranno dirsi addio nonostante l'ottimo feeling. I successivi appuntamenti dei due sono invece disastrosi. Frank è accoppiato con l'altezzosa Nicole per un anno, mentre Amy deve frequentare l'arrogante Lenny per 9 mesi. Dopo svariati mesi e altre relazioni infruttuose, Coach li fa rincontrare. Questa volta entrambi concordano di non controllare quanto tempo manca alla fine della relazione, vivendola così, spontaneamente. Tuttavia Frank cede alla tentazione e visualizza la durata rimanente. Il timer inizialmente segna 5 anni, ma dopo pochi istanti il sistema inizia a ricalibrarsi, facendo scendere il tempo a 20 ore. Più tardi, su pressione di Amy, confessa quanto accaduto e le propone di scavalcare il muro e scappare, ma la ragazza, delusa dal comportamento, rifiuta e si allontana. La relazione ha ormai esaurito il tempo rimanente. Entrambi sono disperati, ma continuano a frequentare altre persone. Un giorno Coach comunica ad Amy di averle trovato l'anima gemella, che tuttavia è uno sconosciuto. Prima dell'incontro però le concede la possibilità di dire addio a una persona e lei sceglie Frank. Una volta insieme, intuendo che ci sia qualcosa di strano, decidono di scappare. Una guardia di sicurezza cerca di fermarli, ma capiscono che si tratta solo di una simulazione virtuale e raggiungono un muro. Mentre stanno scavalcando, tutto intorno a loro scompare. Si ritrovano in uno spazio virtuale vuoto insieme a tante altre copie di loro stessi che, disgregandosi, vanno ad aggiungersi a un contatore. Su 1000 simulazioni fatte con questa coppia, il sistema ha registrato 998 ribellioni, il 99,8% dei successi. Il tutto è in realtà parte dell'algoritmo di un'app di incontri, chiamata Coach, per smartphone. Nel mondo reale Frank e Amy si incontrano per la prima volta in un pub, dopo che l'applicazione ha appena testato la loro compatibilità. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sui nuovi contenuti.